Proseguono le iniziative in occasione del bicentenario dalla nascita di Francesco De Sanctis, grande meridionalista irpino, scrittore, critico letterario, politico, ministro della pubblica istruzione e filosofo italiano. Oggi in prefettura un incontro alla presenza del professor Toni Germano, presidente del comitato scientifico intitolato a De Sanctis, e di Gerardo Bianco. Ne hanno ricordato lo spessore, il carisma, la capacità di essere protagonista attivo della vita politica italiana. La questione meridionale è la questione dei meridionali. Cioè dobbiamo essere noi meridionali a cambiare il mondo che è sotto i nostri piedi, che è dentro di noi. Ecco, De Sanctis è uno che ci ha educato costantemente a ritenere che il mondo cambia innanzitutto dentro noi stessi. Questa la lezione, secondo Germano, che De Sanctis lascia in dote. Trasformare il proprio pensiero in energia, in azione, in passione, in una giovinezza costante, senza mai ritenere che le proprie idee possano creare negli altri sudditanza, sottomissione, ma servire realmente a rivoluzionare la realtà. De Sanctis è all'origine del pensiero meridionalista, che è un pensiero importante, la politica fondata sulla cultura politica. Oggi invece c'è soltanto la politica basato sulle battute, quindi non c'è l'analisi che precede l'azione politica. Il 7 marzo in programma un convegno all'Università Tor Vergata, il 27 e 28 marzo appuntamento all'Università di Cassino, in aprile all'Ateneo di Torino e a maggio all'Università di Pescara.